allora si parte. Questa è Prato San Maurese. Riparte la San Maurese con la maglia numero 7 Montesi, il 2004 che prova ad andare, torna su di lui, attenzione, passa Montesi. Montesi, conclusione, spara alto. Il primo guizzo della gara è per la San Maurese. Per quanto riguarda le gerarchie di Raffaele Novelli, attenzione ancora alla San Maurese, calcio di rigore. Calcio di rigore. Il fallo di Angeli su Nisi e per il signor Liotta Antonio di Castella a Mare di Stabia ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Con il direttore di gara che fischia, 3, 2, 1, il tiro, la rete di Pacchioni. La rete di Pacchioni, l'aveva intuita Balducci ma non è riuscito ad intervenire. Avanti la San Maurese con il gol di Pacchioni. La battuta proprio per Gambino, attenzione, va Misuraca, la può mettere Misuraca, il cross è sbagliato, ancora Misuraca, secondo palo, il colpo di testa, Monticone salva proprio sulla linea di porta. Poi Casucci, vediamo se riesce con il piede forte, la mette, interessante, colpo di testa di Cela e la parata del portiere Ravaioli. Stickler di testa, la palla è lì, attenzione, Nisi, ancora Nisi, Misuraca, Balducci la tiene lì, la tiene lì, se l'è divorato Misuraca. E allora si riparte, questo è il secondo tempo di Prato San Maurese. La formazione di Samoro Pascoli, va Marangon, il tiro di Marangon, la parata di Ravioli, la parata di Ravioli, la manovra, il lancio profondo a cercare Stickler, a Diego Mobilio, dietro Marangon, palla fuori, occasionissima per il Prato, gentilmente per Misuraca, Misuraca va ancora da Nisi. Sempre Nisi, sterza, area di rigore, Nisi, 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 conclusione, decisivo Angeli. Prova ad andare Marangon, lo attacca Campagna, poi Casucci, Casucci dietro, Tedesco, calcio di rigore, calcio di rigore. Lo hanno abbattuto e calcio di rigore, il fallo sul Tedesco. Andrea a Diego Mobilio contro Riccardo Ravaioli, 3. 2, 1, il tiro, la rete, la rete, la rete, il Prato ha pareggiato con Andrea a Diego Mobilio. Di ripresa, il calcio d'angolo, lo batte Gambino, palla in aria, attenzione, esce Balducci, la palla è sempre lì. La conclusione di Campagna, palla fuori, Casucci, poi Misuraca, Gemignani, attenzione, l'ultimo assalto del Prato con Marangon, Cela, 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 ancora lui, ancora il capitano, il Prato è avanti con Jesus Cela nell'ultima azione del confronto, ancora il Prato con Jesus Cela, incredibile, a il lungo Bisenzio, partita finita con la rete, Ficela, la quarta rete in campionato, Ficela, il capitano, manda il Prato in paradiso. Ci va pure il magazziniere sotto la curva, lo vedete, ed è entusiasmo puro, è entusiasmo dilagante. Questo è Prato che batte la San Maurese per 2-1. Ringrazio Martina Raffanelli per le riprese, voi tutti per averci seguito. L'appuntamento è alle prossime gare del Prato. Terza vittoria consecutiva per la formazione biancazzurra che batte la San Maurese per 2-1. Grazie a tutti e buona serata.